Si chiama? Francesco De Lellis. Francesco De Lellis, nato? A Roma 29-12-68. Anche per questo test si procede ai sensi dell'articolo 27 della legge 124 del 2007 con le cautele necessarie ad evitare l'identificazione. Lei viene sentito come test e deve impegnarsi a dire la verità. Prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, prego, avvocato Naso. Sì, grazie Presidente. Buongiorno Maggiore, sono l'avvocato Naso, sono il difensore di Carminati, di Bruggia e di Testa. Buongiorno. Buongiorno. Senta, ci può innanzitutto riferire... Da quando e per quanto tempo lei è stato nel ROS, nel suo reparto di appartenenza? Io sono stato al ROS dal 2000 al 2016, gennaio 2016. Al gennaio 2016, perfetto. E nel ROS, in che reparto del ROS? Beh, ho fatto diversi reparti, il mio ultimo incarico è stato il comandante della prima sezione del secondo reparto. Negli anni quindi che hanno interessato le indagini di questo procedimento? Sì. Allora, ci può dire quindi brevemente in sintesi in relazione a queste indagini di che diciamo parte si è occupato lei e il suo reparto? Sì, il secondo reparto. Se può alzare un po' la voce perché ho difficoltà. Sì, no, se era spento proprio il microfono, ecco. Inavvertitamente sì. Succede. Il secondo reparto, in particolare la prima sezione, che era quella che comandavo io, si occupava di criminalità economica ed anche indagini, quindi a sfondo patrimoniale. Quindi dei reati contro la pubblica amministrazione in relazione a questa indagine? Anche, sì. Anche. Senta, ma lei prima di questa indagine di Mafia Capitale aveva mai svolto indagini su Massimo Carminati? No, era emerso, ma non avevo svolto indagini direttamente nei suoi confronti. Quindi lei si è occupato, diciamo, della persona di Massimo Carminati per la prima volta nel corso di queste indagini? Sì. Che hanno portato poi a questo processo. Senta, e lei e il suo reparto ha mai svolto indagini nell'ambito del procedimento che ha riguardato Finmeccanica? Beh, ci sono molti aspetti di quel processo, in una parte sì, mi sono interessato anche io. E di quali? Ma principalmente erano gli appalti tra ENAV e Selex, che era una controllata di Finmeccanica. ENAV e Selex. Senta, e invece indagini nell'ambito del procedimento Breda-Menarini? Sì, anche quelli. Perfetto. Indagini nell'ambito del procedimento cosiddetto ARC-Trade? ARC-Trade? Sì. Io dell'ARC-Trade mi sono occupato sempre in ENAV, però. Sempre in ENAV? Sì. Quello che riguardava la persona di Iannilli, di Marco Iannilli. Sì, era una delle società beneficiarie degli appalti. Quindi si è occupato anche di questo? Sì. E del processo Fastweb? Sì. Del procedimento cosiddetto Digint? Sì. Che poi ne è una costola di Fastweb. Certo. È così? Sì. Senta, e... prima di questa indagine, che cosa sapeva, che cosa costava a Ross, se costava qualcosa, dei rapporti tra Carminati e Iannilli? Guardi, se non ricordo male, nel corso di una perquisizione, o forse il giorno in cui arrestammo Marco Iannilli, trovammo... forse lì nella casa, in quella di Montecap, non ricordo bene, comunque trovammo nella disponibilità è un accertamento che fece la Guardia di Finanza, credo. Esatto. Che nel corso di una perquisizione trovarono nella disponibilità di Carminati una macchina intestata all'ARC-Trade.
non è un'attività, appunto, dovrebbe essere della Guardia di Finanza, però siccome lavoravamo insieme, quindi confluì ma nella disponibilità attività. O è stato trovato a bordo di una macchina? No, gliel'ho detto, non è una cosa che ho fatto io direttamente. A questo ricordo? Sì, ricordo che c'era appunto il discorso della macchina. E basta? Questo era l'unico dato che sapeva il Ross dei rapporti tra Iannilli, tra Marco Iannilli e Massimo Carminati? Altro non c'era? Ma, se non sbaglio c'era anche l'immobile, sempre nella stessa zona di Iannilli, in cui invece c'era Massimo Carminati. O forse questo è emerso quando abbiamo iniziato l'attività? C'era l'immobile, quindi che vuol dire quando dice c'era anche l'immobile? Cioè il Ross sapeva cosa? Beh, noi avevamo, se non ricordo male, la nostra attività, avevamo richiesto di sequestrare l'immobile di Marco Iannilli, in quanto era stato acquistato in base alle nostre attività con i proventi dell'indagine Digint, se non ricordo male, e noi chiedemmo appunto di sequestrarlo, e in quell'immobile c'era, nel frattempo si era trasferito Massimo Carminati. Senta, il procedimento Digint nell'ambito del quale è avvenuta questa richiesta di sequestro di che anno è? Se lo ricorda? Credo che nasce contestualmente all'esecuzione dell'indagine Telecom Fastweb, quindi dovrebbe essere, credo, gennaio 2010, se non ricordo male. Gennaio 2010. Inizia in quel periodo, gennaio-febbraio 2010. Mm. Ma lei sa quando Carminati e la compagna Alessia Marini si sono trasferiti nella villa presa in affitto da Iannilli? Non ricordo. Non ricorda il mese, il momento esatto, ricorda l'anno? No. No, è un accertamento che avete fatto questo? Non ricordo se l'abbiamo fatto noi. Non ricorda se l'avete fatto voi. Senta, però appunto lei ha... parlato di questo sequestro nell'ambito del procedimento Digint. Ma quindi, voglio dire, voi avevate bisogno della fonte confidenziale del settembre 2011 per sapere che Massimo Carminati abitava in affitto nella villa di proprietà di Marco Iannilli? O era un dato che già il Ross aveva? Lei sa che ne abbiamo parlato anche stamattina con il colonnello Macinelli. Ma io non ho ascoltato. No, no, questo lo stavo dicendo io, lei non ha ascoltato, però è un dato che le risulta, essendosi occupato di queste indagini, che uno dei temi di cui si è parlato è quella dell'affitto della villa di proprietà di Iannilli. No, so che è emersa nel corso dell'attività investigativa. E sa che era stato oggetto di una fonte confidenziale del settembre del 2011? Dalla quale poi è uno degli elementi dai quali poi si è partiti e si è iniziato a intercettare Massimo Carminati? No, perché noi siamo entrati successivamente all'inizio dell'attività investigativa, quindi tutto quello che ha portato all'inizio dell'attività sinceramente non credo neanche di averlo mai letto. Vabbè, però conferma che questo aspetto era già noto, quantomeno al suo reparto. Sì, sì. Perché noi abbiamo sempre sentito parlare, ripeto, anche stamattina lei non c'era, di una fonte confidenziale del settembre 2011. Invece adesso lei ci sta dicendo che è dall'epoca del procedimento Digint che era emerso questo elemento. Sì, ma il procedimento Digint nasce gennaio-febbraio 2010, va avanti credo per un paio di anni, quindi io sinceramente non sono in grado adesso di collocare... Però, temporalmente. Certo, però a settembre 2011 già era nato questo procedimento. Era quello già Digint? Nato. Certo, sì, però non so se a settembre 2011 era già noto che Carminati si fosse trasferito nell'abitazione di Marco Iannilli, perché noi nell'ambito di quel procedimento facemmo diverse perquisizioni, però sinceramente non ricordo il periodo a cui risale, diciamo, quella dalla quale appunto abbiamo desunto che Massimo Carminati occupasse, diciamo, l'immobile degli Iannilli. Senta, ma che questo, secondo una delle ipotesi formulate, fosse la ricompensa data a Carminati per l'asserita protezione che aveva fatto nei confronti di Iannilli dall'ira di Mokbel, è un tema da lei
investigato? È un tema su cui lei ha fatto mai indagini? No. È un aspetto che conosce. È un aspetto che conosco, sì, perché se ne ha parlato, perché anche noi appunto parlavamo insomma di queste cose, però non io almeno, cioè nell'attività fatta dal secondo reparto, non mi sembra che sia emerso, diciamo, questo fatto. Probabilmente sarà emerso nel corso dell'attività svolta dai colleghi del reparto anticrimine, con i quali insomma parlavamo dell'attività che stavamo svolgendo insieme. Però in quel periodo e in quegli anni Iannilli non era sottoposto a altre indagini per altri procedimenti? Ma noi Iannilli l'abbiamo indagato in vari procedimenti, anche sia su ENAV Finmeccanica ed anche in Breda Menarini. Ecco, cioè l'ipotesi sì, di cui ha parlato lei, sì, noi diciamo era una delle ipotesi su cui lavoravamo, però poi naturalmente, come lei mi insegna, ci vogliono i riscontri per formulare, per dare poi una prova a quello che uno ipotizza. Ma su cui lavoravate, cioè questo tema della villa data come premio a Carminati? No, noi lavoravamo sul reimpiego da parte di Marco Iannilli dei proventi illeciti provenienti dall'indagine Digint, quindi ancora prima dall'indagine Broker. E sul perché ci fosse i colleghi della finanza trovassero Marco Carminati all'interno di quell'immobile era una cosa appunto di cui anche noi ci domandavamo, però ripeto, non siamo rimasti a livello di ipotesi che poi non hanno ottenuto diciamo una prova particolare. Non hanno ottenuto? Io noi da parte nostra non abbiamo trovato diciamo il motivo per il quale Massimo Carminati Massimo Carminati occupasse un immobile di Marco Iannilli, quindi, oltre quello dell'affitto, diciamo. Quindi è rimasta un'ipotesi, questo mi sta dicendo. Da parte nostra sì. Da parte vostra, certo. Sì, del suo reparto. Certo. A me quello interessa. Perfetto. Senta, e poi Iannilli è stato sottoposto a intercettazione anche all'esito dell'arresto di uno dei tanti, perché ne ha subiti tre nell'ambito degli anni che hanno riguardato questa indagine. Io mi riferisco a quella del luglio del 2013. Sì. E sono state disposte delle intercettazioni in carcere proprio al fine di valutare eventuali elementi in relazione ai suoi rapporti con Carminati. Allora, siccome sono stati delegati proprio al suo reparto, sì, ci può dire se è emerso qualche elemento? Non mi sembra. Utile in merito a questo? No, non mi sembra sia emerso qualcosa di utile. Senta, e nell'ambito del procedimento Fastweb e quindi Mocbel, è mai emerso qualche cosa nei confronti di Massimo Carminati? Anche quella diciamo, insomma, un'attività abbastanza corposa. L'unica cosa che è emersa, ma naturalmente noi poi l'abbiamo valutata successivamente, se non sbaglio c'era Gennaro Moccole con sua moglie Giorgia Ricci che parlavano in macchina dicendo quanti soldi dobbiamo dare ancora al pirata. Lì per lì non ci diede diciamo non gli demmo diciamo un'importanza particolare. Successivamente abbiamo rivalutato questa intercettazione, ma senza poi contestualizzarla al discorso che stavano facendo Giorgia Ricci e Gennaro Mocbel. Quindi anche questa è rimasta un'ipotesi poi non riscontrata? Certo. È così? Sì. Senta, ma nell'ambito dello stesso procedimento in cui era indagato Iannilli, quello che poi ha portato all'arresto del 2013, non erano indagati anche quel Massimi e quello Ius, che erano i soggetti con i quali si ipotizzava un'associazione finalizzata al riciclaggio con Massimo Carminati, che ha dato poi origine a questo procedimento? Ius Gianluca e Stefano Massimi. Sì, guarda, allora lì quello che inizialmente richiamiamo diciamo procedimento Digint poi è stato stralciato in più procedimenti, quindi se lei
sono quelli che mi ha detto sono nominativi che naturalmente conosco, però sì. Lei me l'ha messi un po' insieme, però io mi ricordo che erano dei procedimenti diversi, degli stralci, quindi beh, io non so se diversi, tutti stessero insieme. Erano diversi, ma erano uno stralcio, diciamo, di un procedimento unico. Derivavano da Fastweb, lei ha detto. Non ho capito. Derivavano tutti dal processo Fastweb. Sì, diciamo, Digint derivava dal processo Fastweb. Sì. E poi da Digint successivamente ci sono, stralciati, ecco, il dottor Iello sicuramente ecco, più se mi permettete posso dare un contributo di chiarezza. Nel 2013, vado a memoria, ma insomma... Iannilli all'interno dello stesso procedimento viene arrestato per la bancarotta ArcTrade. La bancarotta ArcTrade non è uno stralcio di niente. La bancarotta ArcTrade nasce con una richiesta di fallimento fatta dal pubblico ministero, mi pare di ricordare nel settembre 2012, però insomma, posso sbagliarmi, e abbiamo le carte. Si genera quel procedimento di bancarotta, vengono arrestati nel 2013 tutta una serie di persone, tra cui Caracciolo, famoso, difeso sempre dall'avvocato sì. Spigarelli, non è stralcio di niente, viene innescato da una richiesta di fallimento attivata direttamente dalla Procura, che poi acquisisce tutta una serie di atti, di procedimenti, ovviamente non di intercettazioni perché non erano utilizzabili. La risposta al testo. Ma non, stava suggerendo la risposta. Sono quegli atteggiamenti che a noi difensori vengono rimproverati. Non stava suggerendo la risposta. Infatti ho interrotto anche il pubblico ministero, avvocato, come vede. Presidente, scusi, posso, mentre stanno cercando questa cosa... No, però scusate, per favore, no, c'è un problema che si può risolvere molto più facilmente, Presidente, perché le opposizioni si fanno in maniera sintetica. Quando le opposizioni sono lunghe e articolate, ci dispiace per il capitano Dell'Ellis, tanto manco lo vediamo, lo fate accomodare, diciamo, in una delle eleganti stanze della cancelleria e qui disquisiamo del poco e dell'assai che potrebbe inavvertitamente... Infatti è stata interrotta, no, per favore, così è, la difesa ha citato un passaggio del verbale del gennaio 2016, adesso lo recuperiamo e si fa la domanda sulla base delle dichiarazioni del capitano Mazzoli. Allora, pagina ecco. 113. Pagina del 19 gennaio, esatto. Udienza 19 gennaio 2016, pagina 113. Allora, gli accertamenti sì ci sono stati, hanno avuto riscontro e non sono stati fatti da me, quindi dovrà avere la pazienza di sentire il testimone che parlerà del secondo reparto. E quindi io gli chiedo pure, quindi l'osmosi informativa di cui ci parlava Di Gangi non vale tra i due rapporti, tra l'anticrimine e il secondo reparto? Io quello che sto dicendo è proprio questo, che io conosco quello che è successo, ma non lo posso riferire. E io gli dico, però non hai idea di cosa sia stato accertato? E Mazzoli, no, è diverso, avvocato, io ne ho idea, ne ho molta contezza, purtroppo non ne posso riferire, perché non è stata attività che ho fatto io. Allora, se vuole riferire su questo, se voi avete svolto una qualche attività per accertare i lavori Guardi, dal momento dell'intercettazione. Noi abbiamo ricostruito nella nostra informativa, quella dell'Eur S.p.A. dovrebbe essere quella del 22 dicembre, abbiamo ricostruito tutti i rapporti e tutti i contratti che ci sono stati tra le cooperative riconducibili a Salvatore Buzzi e l'Eur S.p.A. e Marco Polo. E ripeto, credo che siano tutti quanti i contratti precedenti a questa intercettazione ambientale che è stata censurata. E credo che appunto di tutti questi contratti... Quindi i lavori buoni sarebbero questi, dice lei, di questi contratti? Come ho detto all'inizio, Riccardo Mancini è stato arrestato dopo 3 mesi, sì. Quindi se poi successivamente avrebbe dato ulteriori contratti, no, ulteriori vale bandi, sono quelli precedenti, sì, anche perché... Vale per i rapporti precedenti, non ricordo... Dopodiché a questa frase fa seguito... Dopo 3 mesi l'arresto di Mancini sì. Quindi perfetto. Tutto si ferma. Sì. Maggiore, però le chiedo, ma questi accertamenti quando sono stati fatti?
sono stati fatti nel corso dell'attività e poi sono confluiti, ecco, nell'informativa. Allora, però lei sa bene che all'esito di questa intercettazione ambientale, sì, e di altre due, quella soprannominata Mondo di Mezzo e quella in cui Carminati dice stiamo a mettere su una bella squadra. Però mi scusi, avvocato, mi scusi. Queste sono intercettazioni. No, ma faccia terminare la domanda. Ah, sì, prego, scusi. Si è arrivato alla formulazione di una ipotesi di associazione di stampo mafioso. Allora a me interessa sapere che cosa sapevate voi tra il dicembre del 2012 e il febbraio, per l'esattezza il 10 febbraio 2013, quando, sì, si è ipotizzata l'associazione di stampo mafioso, perché di questi lavori buoni di Mancini li avete accertati dopo. Allora, quali erano le aderenze della che vantava questa associazione di stampo mafioso con la pubblica amministrazione tra il dicembre 2012 e il febbraio 2013, che vi ha consentito di fare formulare questa ipotesi? Perfetto, guarda, allora io non, cioè, le ho detto, abbiamo chiarito che si tratta sicuramente di appalti precedenti. L'altra cosa che qui non abbiamo detto sin dall'inizio, nella mia presentazione, che la mia sezione si occupava appunto di, davamo un supporto specialistico all'attività del reparto, quindi noi ci occupavamo degli aspetti patrimoniali e poi successivamente, quando sono emersi gli aspetti di pubblica amministrazione, ci siamo occupati di quelli. Quindi la parte associativa, quella di cui parla lei, se ne è occupato il reparto anticrimine. Sì, naturalmente noi, lo smosi di cui parlava lei consisteva nel fatto che ogni qualsiasi, diciamo, intercettazione che poteva essere di interesse dei colleghi veniva naturalmente indirizzata ai nostri colleghi con i quali si parlava in merito all'intercettazione Maggiore, stessa. Lei di fatto non mi sta rispondendo alla domanda. Allora, io lo so che il suo reparto si occupava, era una sezione specialistica, era un supporto, si occupava dei reati contro la pubblica amministrazione, però questa, stando all'ipotesi accusatoria, è un'associazione di stampo mafioso finalizzato a porre in essere reati contro la pubblica amministrazione. Sì. Quindi io è proprio a lei che lo devo chiedere, che era il comandante di questo reparto, che si occupa proprio di questi reati. Della pubblica amministrazione, della pubblica, certo, amministrazione. Sì. Noi non ci siamo occupati dell'associazione mafiosa. Noi ci siamo occupati dei reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di questi soggetti sui quali noi stavamo indagando. Della parte mafiosa si è occupato il reparto anticrimine, credo che sia, certo, stato però ripetuto molte che volte. Qui lo smosi abbia raggiunto il suo livello massimo, perché lei si occupava dei reati contro la pubblica amministrazione, l'anticrimine dell'associazione, per ipotizzare un'associazione di stampo mafioso che si pone in essere reati contro la pubblica amministrazione, l'osmosi lì ci sarà stata, almeno lì ci sarà stata, ne avrete parlato. No, guardi, io sarà stato... opposizione a questa domanda. Io sinceramente sono molto limitato, ma non ho capito qual è la domanda, ancora, certo, perché neanche un punto interrogativo ho sentito. È la stessa storia, si fanno le domande e non si ottiene mai risposta. Io non ho capito qual è la domanda. Il crimine, allora, scarica sul secondo reparto, il la secondo domanda, reparto la scarica domanda sul è reparto se anticrimine. Svolta da ciascuno dei due reparti la propria parte di indagine, se poi hanno messo i dati a confronto. Cioè, esatto, cioè questa è la domanda. E questa è la domanda, se, quindi se conoscendo mi sembrava chiaro l'altro... Allora, mi sembra di essere stato chiaro anche nella mia risposta. Noi tutte quante le nostre risultanze le mettevamo a disposizione dell'intera struttura che si stava occupando di questa attività, certo. No? E naturalmente anche allora poi faccio un'altra domanda, Maggiore, visto, sì, che si è fatta questa ipotesi a febbraio del 2013. In relazione a reati contro la pubblica amministrazione, mi spiega in che cosa si è estrinsecato il metodo mafioso di questa associazione? Presidente, c'è nuovamente opposizione, no, perché la qualificazione, no, giuridica della fattispecie non attiene all'attività del test. La qualificazione giuridica della fattispecie la dà la Procura, ma Presidente. Non sta chiedendo qualificazione giuridica, sta chiedendo un elemento di fatto. Ecco, se glielo dice lei può darsi che sta buono. Viene meglio, sì, viene meglio. Lo so che basature nemico.
c'erano stati alcuni mesi di relativa calma, vedo che oggi abbiamo ripreso. Ma stavolta no. Non sono io, Presidente. No, per carità, avvocato, non volevo. Allora, poi vuole, dopo le dico che cosa ha risposto sul allora, punto il capitano Mazzoni. La domanda Mazzoni, che le ha posto il difensore, se può fornire una risposta. Su come incidesse reati contro la pubblica amministrazione? No, in come si è manifestato tra dicembre 2012 e febbraio 2013 il metodo mafioso in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione. Se questa è un'associazione di stampo mafioso finalizzata a commettere questo tipo di reati, se ci può dire in che cosa si estrinsecava in quei tre mesi e poi anche dopo, in cosa si è estrinsecato il metodo mafioso? Guardi, mi dispiace ripeterlo, ma io non mi sono occupato delle cose che hanno portato, diciamo, alla formulazione dell'associazione mafiosa, quindi gliel'ho già detto e non so come devo ripetere. No, scusi, ma lei ha detto che il suo reparto si occupa di criminalità economica, sì, ed anche di reati contro la pubblica amministrazione. Questi reati contro la pubblica amministrazione che avete accertato avevano una connotazione diversa dal solito, tanto da far prefigurare anche un'ipotesi di reato associativo di stampo mafioso. Reato associativo di tipo mafioso. Certo, di tipo mafioso. Guardi, ci sono stati diversi episodi, questo sempre nell'ambito, diciamo, dell'osmosi, di intimidazione, però sinceramente... Ovvero? Se li può riferire? Ci sono stati, allora lei dice, perché in questo tipo particolare di reati diversi casi di intimidazione. La difesa chiede ovviamente quali. No, ripeto, sempre... sempre dalle cose, diciamo, che ci riferivano i colleghi del reparto, sì, anticrimine. Cioè, sì, maggiore, però io lo voglio sapere in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, allora, perché questa sarebbe la peculiarità di questa associazione. Hanno riguardato i reati contro la pubblica amministrazione? Nel gennaio-febbraio 2013, di cui parla lei, sinceramente non ricordo episodi particolari, però noi nella nostra attività non abbiamo ravvisato. Se non lo ricordo, ravvisato. Forse non ci sono, maggiore. Non so cosa risponderle. Guardi, non era riferito al reato associativo di stampo mafioso, sì, quello che ha curato l'altro reparto, ma è riferito all'ambito specifico di vostra indagine, cioè i reati contro la pubblica amministrazione. Certo. E quindi elementi di fatti di intimidazione relativi a reati contro la pubblica amministrazione ricollegabili alla contestazione di 416 bis, lei ne ha verificati? No. 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 Questo fa il paio con canto. E che non sa contare l'avvocato Intrieri, quindi il paio non lo individua, capito? Se lui sta zitto, io sto zitto. L'avvocato Intrieri deve stare zitto nel corso dell'esame, non l'ho ancora imparato il tema di ricordo. No, ma se prima. No, non glielo insegna nessuno perché lei non lo capisce, questo è il problema. Lei non lo capisce, non glielo può insegnare nessuno. No, lui stia al suo posto, rispetti la difesa. Io la rispetto quando fa la difesa, non quando interviene il proprio medico. Insegna a me chi è un difensore, ha capito? Come lo insegna a me a fare? No. Però dobbiamo cercare di mantenere tutti quanti uno stile, cioè cerchiamo di non arrivare mai a livello personale. Il tema fondamentale è che quando nel corso del pubblico ministero non credo che si debba dire a un avvocato. No, mi perdoni, io non dico niente a nessuno. Quando nel corso dell'esame, a seguito di una risposta, interviene un avvocato e dice questa fa il paio con Cantone, quello è un intervento fuori luogo. Benissimo. Fuori dalle regole e fuori da ogni norma. E questo lo posso, e questo io l'ho stigmatizzato. E l'avvocato si è arrabbiato. E mi dispiace per lui. Lasciate fare il mio esame adesso. Mi taccio. No, mi dispiace. Mi dispiace, non bisogna mai trascendere nella pressione personale. Perché questo non è consentito. Mi taccio. Posso andare avanti? No, possiamo far andare avanti l'avvocato Naso, per cortesia? Prego, avvocato. Senta, maggiore, sempre in quell'ambientale c'è poi un riferimento
ha delle steccate, se lo ricorda? Che poi vedremo se sono steccate, se sono staccate, se non è nulla di tutto ciò. Mi scusi, ma questa ambientale... Sempre quella del sempre manifesto programmatico. Sì, no, ma da dove proviene? Dove era posta? Era sempre quella in cui si sta parlando di Mancini. Sì, ho capito. Dico, dove era posizionata questa ambientale? Può rileggere, era posizionata al... Cioè, vuole che le leggo il passo? Il passaggio... No. Dove era installata? Al Vigna Stelluti, al bar di Vigna Stelluti. Qui non è un'attività che facevamo come secondo reparto, quindi. Le volevo dire questo, noi. Non l'abbiamo fatta noi. L'attività l'ha fatta l'anticrimine, ma sì. Anche qui il capitano Mazzoli, al quale avevo domandato se avevano fatto accertamenti su quelle che loro ritenevano le steccate, peraltro termine che credo non esista neanche nello slang romano, ma comunque mi ha detto che anche qui se ne è occupato il suo reparto. Le risulta qualche cosa di tutto ciò? Avete fatto accertamenti per sapere se davano delle steccate a Riccardo Mancini? Le risulta qualcosa in questi termini? Guardi, nel processo Breda Menarini, che lei disse, Mancini prese un quantitativo di denaro, però sinceramente adesso non ci arriviamo a Breda Menarini, va bene. Io quello so, non lei altre sa cose, quello. Altre cose non le conosco. Ma nell'ambito di questo procedimento, io dico. No, a me non mi risulta. Perché il capitano Mazzoli aveva addirittura ipotizzato delle tangenti che sarebbero state date all'amministratore dell'ente EUR per avere i lavori buoni. Questo sempre perché l'osmosi informativa ed investigativa, sempre in virtù di quell'osmosi. E mi ha detto che però questa ipotesi è stata riscontrata dal vostro reparto. Le il chiedo. Pagamento di tangenti a Riccardo Mancini? Sì. Non mi risulta, guardi. Quindi sta smentendo questo dato che ha riferito il capitano. Per quanto non mi ci riguarda, sono stati accertamenti del suo reparto? Beh, noi abbiamo lavorato per 2 anni, 3 anni su questa indagine. Sì, non certo. Mi risultano che non ci siano... Va bene. Ripeto, io quello che mi risulta è processo Breda Menarini, dove Mancini, se non sbaglio... Mancini? Perfetto. Se non sbaglio, lui ha anche, diciamo, ammesso di aver ottenuto... Aspetta, adesso ci arriviamo a questo... Però scusate, ha ammesso di aver ottenuto, ce lo chiarisce per guardi, noi? Dottor Tescaroli, stia tranquillo. No, però per favore, guardate, veramente è difficile. Allora, nel processo Mancini, Menarini, Mancini ha ammesso... Sì, Presidente, allora, se non sbaglio, veniva, diciamo, nell'attività istruttoria emerso, cioè più testimoni avevano indagati, avevano riferito che erano state consegnate a Mancini, credo, una somma di 500.000 euro. 500.000 nel euro. Corso poi del... Da chi si sa... Presidente, ci posso arrivare punto per punto? Perché questa... No, intanto stava completando una risposta, aveva aperto, lasciamo anche al test la possibilità di rispondere in modo completo. Quindi Mancini aveva ottenuto 500.000 euro da chi? Dall'allora amministratore delegato di Breda Menarini, Roberto Ceraudo. Però io non ricordo di preciso se nell'interrogatorio che fu fatto di Riccardo Mancini lui ammise l'intera somma di 500.000 euro o una cifra inferiore. Adesso ci arriviamo. Va bene, allora vediamo le ulteriori domande. Senta, appunto, lei ha introdotto il tema Breda Menarini. Allora, lei se ne è occupato personalmente di questa indagine? Se ne è occupato il suo reparto, ma lei personalmente, è così? Sì, certo. Quindi è un'indagine che l'abbiamo fatta bene. Noi insieme alla Guardia di Finanza. Sì. Allora, innanzitutto mi può precisare la data delle indagini? Il periodo, insomma, non chiaramente la data ma precisa. Ma guardi, allora... se la perquisizione a Mancini è del settembre 2012 e l'arresto è del marzo 2013, credo che l'attività istruttoria sia proprio collocata in questo arco temporale. Senta, invece i fatti relativi alla vicenda Breda Menarini, cioè Breda di questa Menarini, tangente, di quando sono? 2010? Forse 2009? Sì, 2009-2010, sì, il periodo era quello. Era. 2009-2010.
E ci sono elementi o indagini che voi avete fatto per accertare i rapporti tra Carminati e Mancini nel 2009? Li abbiamo fatti nel 2013, anche questa cosa è emersa, è emersa appunto 2012-2013, l'affare di Breda Menarini. No, non mi sembra che... Lei sa che in questo procedimento, questo qui, Mafia Capitale, sì, c'è un tema che è quello dell'asserita preoccupazione di Carminati e i suoi per le dichiarazioni. Certo. Che, ecco, sì. Quindi a me interessa questo, siccome voglio appunto analizzare questo tema... Le chiedo, i rapporti tra Carminati e Mancini nel 2009, cioè l'anno in cui si sono verificati i fatti Breda Menarini, sì, sono stati oggetto di indagine? Di che tipo di indagine, mi scusi? Sui loro rapporti, visto che asserite è stato ipotizzato che ci fosse questa preoccupazione da parte di Carminati e i suoi sodali su quello che avrebbe dovuto dichiarare Mancini all'autorità giudiziaria, e Mancini lo avrebbe dovuto dichiarare nell'ambito del procedimento Breda Menarini, io vi chiedo, avete fatto delle indagini in relazione ai rapporti tra Carminati e Mancini quando si sarebbero svolti i fatti Breda Menarini? Contestualmente ai fatti no, l'abbiamo no, dopo, successivamente, ovvio, dopo, certo, quando... no, naturalmente era, diciamo, l'interesse nostro era capire che tipo di rapporto ci fosse appunto tra chiedendo, Maggiore, certo, sì, questo. Sì, certo, certo. E che cosa è emerso? All'epoca non ricordo se in qualche attività istruttoria fosse emerso, diciamo, l'interesse anche, diciamo, di Carminati in questa storia, però sinceramente non mi sembra che... Allora, l'interesse che noi... di Carminati in questa storia lo avete ipotizzato voi, io li sto dicendo. No, non è emerso nulla di concreto. Perfetto. Riccardo Mancini, nell'ambito, una volta indagato per questi fatti della Breda Menarini, è stato sottoposto ad intercettazione telefonica? Sì. Il periodo se lo ricorda? Fino a marzo 2013 sicuramente quando è stato, certo, arrestato. Sì. Lei ha detto la perquisizione è di settembre, l'indagine era del 2012? Sì, quindi io credo lui sia stato intercettato nel periodo agosto-settembre e poi... Fino a marzo? Sì, quindi... no, ma non so se tutto il periodo sinceramente. Però sicuramente in questo periodo era sotto intercettazione anche Carminati. Sicuramente in occasione delle due attività. Che certamente, perquisizione e arresto. E Carminati era intercettato nell'ambito di questo procedimento invece. Sì. Allora, è emerso qualche elemento utile ad avvalorare l'ipotesi che Carminati e i suoi fossero preoccupati dalle dichiarazioni di Mancini? Beh, è l'ambientale che ha citato lei, no? L'ambientale che ho citato io quale? Che erano preoccupati. Cioè quale? A quale si riferisce? Non a quella che le ho letto prima. Quella che... Scusi, lei di quale ambientale ha parlato prima? Il manifesto programmato, quella cosiddetta... No, guardi, io non ho parlato di nessun ambientale, forse... No, c'è... ancora quella, l'unica citata. L'unica citata è questa dei lavori buoni. Sì. Quindi io quella ho citato. Guarda, io mi ricordo che c'era un ambientale in cui loro erano diciamo, preoccupati della possibilità che Mancini potesse dire qualcosa nel corso dell'attività istruttoria. Sinceramente, se devo, non ricordo, diciamo, da dove provenisse, diciamo, questo ambientale, se fosse Vigna Stelluti, se fosse Corso Francia, se fosse un altro tipo d'attività. No, è un'altra. Comunque, senta, Maggiore, poi ci arriviamo a quell'ambientale. Voi continuate a intercettare Mancini anche una volta arrestato, sì, anche lui in carcere, è così? Sì. A colloquio con i familiari? Sì. Quindi dal 25 marzo fino alla scarcerazione che avverrà una quarantina di giorni dopo, un mese dopo. Allora le chiedo, dal contenuto di quelle intercettazioni in carcere, emergono elementi a carico di Mancini? A carico di Mancini? Sì. In che senso, scusi? Cioè, a carico di Mancini. Se si assuma la responsabilità di quello che ha fatto, se parla con se i familiari in termini... degli episodi contestati. Degli episodi contestati.
Certo, di Breda Menarini, è di quello parliamo. Io non ho nessuna opposizione, però il processo Breda Menarini. E allora abbiamo. Allora c'è opposizione, perché il processo Breda Menarini lo stiamo facendo da un'altra parte. L'imputazione da un'altra parte. E qui il problema di fondo è un altro, ed è che. Il processo Breda Menarini lo stiamo facendo da un'altra parte. Sì, ma il tribunale respinge questa opposizione perché non stiamo rifacendo qui il processo Breda Menarini, stiamo parlando delle intercettazioni e del filone d'indagine sulle asserite preoccupazioni. Quello io voglio sapere. Quindi, scusi, in quel processo Mancini intercettato in carcere porta degli elementi di novità a suo carico, a carico di altri, in particolare di Carminati? No, guardi, se una cosa che disse appunto Mancini, qualificante diciamo in riferimento alla sua attività, fu poi nell'attività istruttoria che facemmo insieme al pubblico ministero. Non mi sembra che in ambientale emersero diciamo degli elementi precisi in riferimento appunto alla richiesta dell'avvocato. Va bene. E emerse la preoccupazione o il timore di Mancini di per essere stato sottoposto a pressioni o intimidazioni da parte di terzi prima del suo arresto? No, non mi sembra. No? No. Ma lui non negava la sua responsabilità in merito ai fatti che gli venivano contestati? No, lui ammise di aver preso, ripeto, non ricordo se ammise l'intera somma o se una parte di quella somma, però è agli atti, insomma, c'è un verbale di interrogatorio. Adesso sì, a quello ci arriviamo, ma io intendevo dire in queste intercettazioni. Non mi sembra. Non le sembra. Con i familiari? Sì, sì. Parlando con i familiari. Senta, invece dalle intercettazioni telefoniche ambientali nei confronti di Carminati ed altri soggetti imputati in questo processo, emerge la convinzione della estraneità di Mancini per questa vicenda per cui era stato arrestato? Guardi, io al riguardo ricordo una telefonata di Buzzi che parlava di queste cose, però non mi sembra che parlassero appunto della colpevolezza o meno in merito a questa, alla somma appunto che gli veniva contestata. Scusi Maggiore, ma lei le conosce tutte le ambientali, ad esempio, captate dentro lo studio dell'avvocato Pierpaolo Dell'Anno? No. Non le conosce? No, ne parlavamo, ma non le ho mai lette tutte quante. Ne parlavamo con i colleghi, ma... Ne parlava, i colleghi dell'anticrimine gliel'avranno detto. Sì, sì, come no? E non ci sono tutte le intercettazioni tra Carminati e Pucci in cui affermano che avrebbe pagato per l'unica volta che era innocente nella vita, che non c'entrava nulla con questa vicenda? Non lo ricordo. Non le ricorda queste intercettazioni? Comunque le abbiamo già tutte... Abbiamo parlato ampiamente una per una, però capisco che sia... Ma ricorda, ad esempio, io glielo provo a chiedere, se Carminati aveva dato una sua spiegazione politica all'indagine? No. No. Ma lei di questo tema della preoccupazione di Carminati e i suoi per le dichiarazioni di Mancini se ne è occupato? No, questo lo seguì il reparto anticrimine. Scusi, ma lei stava facendo proprio quelle indagini e in questa osmosi informativa in che cosa consisteva? Consisteva cioè, che parlavamo... Del secondo reparto, si stava occupando proprio di quel procedimento e i colleghi dell'anticrimine non le chiedevano. Guarda che questi, ipotizziamo, siano preoccupati per quello che succederà a Mancini. Sì, guardi che il giorno in cui fu fatta l'attività istruttore, cioè erano i colleghi del reparto anticrimine che facevano un servizio di pedinamento nei confronti credo proprio di Massimo Carminati e proprio per verificare se avesse almeno tentasse almeno la domanda era diversa, era sul contenuto, se lei conosce il contenuto delle intercettazioni. No, noi ci confrontavamo questa parte dell'indagine. Certo, noi ci confrontavamo, però ripeto, non ho la conoscenza puntuale che ne possano avere non i colleghi del reparto anticrimine. Non ha la conoscenza puntuale, lei dice intercettazione per intercettazione. Senta, avete elementi per affermare che vi consentono di dire che fosse Carminati a guidare la strategia difensiva di Riccardo Mancini?
Guardi, sono cose che, ripeto, ne parlavamo sempre con i colleghi perché emergeva nella loro attività. Ma la domanda è rivolta a lei. Sì, io, quindi, però le devo dire... Se lei ritiene gli elementi dirà sì, altrimenti dirà che per quanto... Cioè, io lo so per quanto riferito. Io le parlo, sarà, nella mia attività non è emersa questa preoccupazione. Nell'ambito dell'attività da lei seguita questo dato non è emerso. Senta, ma noi abbiamo parlato tanto di questa strategia difensiva. Appunto, secondo il reparto anticrimine pilotata da Carminati, ma in che cosa è consistita poi questa strategia difensiva di Mancini? Ma si è detto che non è emerso a lui, quindi questa domanda credo che non sia ammissibile. Ha detto non l'ha seguita lei questa parte. Io so perché me lo riferivano i colleghi, però io non conosco puntualmente la parte. Sì, ma diciamo, lei ha un'informazione, da quello che capisco, un po' per linee generali, certo, non sulle specifiche, sì, e quindi. Cioè, parliamo di un'attività che credo avevamo... No, Presidente, avevamo... Che cosa le riferivano i colleghi dell'anticrimine? Che cosa le riferivano in merito a questa vicenda? Quello che ha detto lei, che c'era una strategia, però poi se l'atto concreto in cui, diciamo, emergeva questa strategia, io non l'ho letto. Ma tenga presente che io credo che in quel periodo avevamo 80 utenze sotto controllo, quindi credo che di lavoro a sufficienza ce n'avevo già parecchio, insomma, di lavoro da controllare, quindi ci limitavamo appunto a parlare. Sì, poi se c'era una cosa che mi riguardava direttamente me la andavo, diciamo, a leggere. Non so se mi sono spiegato. Sì, no, è chiaro, ecco. È chiaro quello che ha detto. Sì. Continua a non rispondere alle mie domande, però si è spiegato. Perché sì, dottor Pescaroli, perché vengono quelli dell'anticrimine e dicono che non sono in grado di rispondere e di chiedere a loro. Vengono loro e dicono che non sono in grado di rispondere. Questo è il motivo, senza che alza gli occhi al cielo. Senta, poi lei ha fatto riferimento appunto a questa, alle dichiarazioni che ha reso Mancini, dicendo che lui ha ammesso di aver preso una parte della tangente. Ma è proprio sicuro di questo? Credo di sì. E credo di sì, che significa, io, maggiore? Cioè, ero presente all'interrogatorio. Lei era presente quando ero presente Mancini all'interrogatorio. Ha reso le spontanee era dichiarazioni. Era presente all'interrogatorio che erano... Mancini ha reso al pubblico ministero. Al pubblico ministero. Sì. Erano spontanee dichiarazioni più c'è che l'interrogatorio, formale, giusto? Sì. Formale e sintetica opposizione. Si chiede all'ufficiale di polizia giudiziaria di riferire del contenuto di dichiarazioni rese in sede, spontanee dichiarazioni che poi sono trasformate che in sono contenute nell'informativa. Sì, allora però, se possono essere contenute però, nell'informativa. Sì, no, e questo è un errore, questo è un errore. Tema, no, no. Io posso chiederlo a lui. L'ufficiale di polizia giudiziaria non può riferire sul contenuto dell'interrogatorio. Questo appartiene agli essenziali della procedura penale. Glielo, perché Mancini se, non è indagato in questo l'opposizione processo. Sintetica decide il tribunale l'opposizione Presidente, sintetica. Presidente, Mancini non è imputato in questo processo. Comunque non e può riferire sul contenuto di dichiarazioni. Posso produciamo finire? Le dichiarazioni di Mancini se serve, però non può riferire lui, questo è il tema. Il ministero sia cavaliere. No, sono stato troppo cavaliere ammettendo domande inammissibili tutte finora. Adesso smetto di essere cavaliere e faccio il pubblico ministero. Le domande la mette il tribunale. Il tema non è delle che la dichiarazioni il di Mancini. Allora, io vorrei che il tribunale rispondesse voi all'opposizione. Non possono riferire gli ufficiali di polizia giudiziaria sugli interrogatori. Procedura penale 1 questa. Ma il tribunale ritiene che non essendo Mancini imputato in questo procedimento il teste possa riferire, perché non è la garanzia, è per l'imputato nel processo. Io credo che ci sia un divieto a testimoniare assoluto, però mi rimetto, non c'è nessun tipo di problema, perché ripeto, possiamo produrre le dichiarazioni, può dirle, me lo ricordo. Allora scusi, lei era presente all'interrogatorio, ricorda che Mancini ammise di aver ricevuto una tangente in quella sede? Sì. Lo ricorda con certezza? Sì, non ricordo se ammise l'intero ammontare l'intero o una parte soltanto. Allora, l'intero ammontare, esatto, l'intero ammontare era di 500.000 euro, è così, era questa l'accusa, sì. Questo è un dato pubblico, ufficiale, sì, sì. È così. Mancini non dichiarò di aver preso una somma di 60.000 euro che svincolava all'appalto Breda Menarini? Non questa... dichiarò di aver ricevuto questa somma da un soggetto sconosciuto e che lui svincolava rispetto all'appalto Breda Menarini? C'è opposizione, perché questa è una domanda suggestiva. Vorrei ricordare che è un testo in difesa. Contenuto. Finora sono state infatti quasi tutte suggestive. Da adesso ci sarà opposizione sulle va suggestive. Bene. C'è opposizione. Allora... C'è la suggestione anche l'avvocato, concorda bene? Riformula.
In questo, a questa c'è opposizione. Oh, esatto. Allora scusi, lei ricorda, Mancini disse che aveva preso l'intero, una parte, spiegò le ragioni per cui aveva ricevuto questi soldi. Se la devo riformulare, no, avvocato, per favore, vediamo. Guarda, io se... ricordo appunto dei 60.000 euro, i particolari. Lei ricorda che dichiarò, sì, di avere ricevuto. Guardi, ero indeciso tra i 60 euro. E gli 80.000 euro. Si ricorda se disse anche quelli. Il motivo per cui aveva ricevuto questa somma di denaro? No, non lo ricorda. Quindi fine delle domande, perché se il test dice non posso chiedere se ricorda se aveva ammesso la sua responsabilità in relazione a quella vicenda e a quella tangente? Ha chiesto se aveva ricevuto la somma di denaro, il test ha risposto sì in parte per 60.000 euro, poi eventualmente si possono produrre gli atti, insomma si può le dichiarazioni sono gli atti, non c'è bisogno di... Certo, col consenso della difesa le produce il pubblico ministero alla prossima udienza. Senta Maggiore, poi ricorda che cosa avvenne rispetto al Riccardo Mancini dopo questo... spontanee dichiarazioni? In riferimento a cosa, mi scusi? Alla sua posizione personale. Allora, Mancini rese spontanee dichiarazioni. Sì. Per poi... non fare domande suggestive, spero che se lo ricordi lei, se no glielo chiederò. Sì, no, non lo ricordo. Ricorda non se ricorda. Il difensore di Mancini, l'avvocato Pierpaolo Dell'Anno, presentò un'istanza di revoca della misura? E in che termini? Ma non l'ha, non l'ha presentò a me, quindi. Ma è evidente, Maggiore, che non l'ho presentato. Come faccio a risponderle? Io chiedo se sa questa cosa. Cioè, lo sa o no che fu presentata una richiesta per la revoca della misura? Sì, probabilmente sì, però sinceramente non l'ho letta, il contenuto non lo conosco. Non l'ha letta il contenuto, però lei si è occupato, ha detto, di quelle indagini. Sì, ma la corrispondenza lei. Diretta al pubblico ministero, sinceramente il pubblico ministero me ne parlava, ma non la leggevo io. Va bene, però ma io non l'ho chiesto sapere, se la legge... ma che infatti... cosa vuole sapere? Se sa se è stata presentata la richiesta, ha detto sì, però non ne conosco il contenuto. E non sa quindi l'esito? L'esito ha saputo lo che sa poi, se poi Mancini è stato Mancini scarcerato, è stato scarcerato no. Appena 30 giorni, appena un mese dopo quelle il suo sì, arresto. Quello sì, certo, quello lo sì. Sa. Quello, sì, questo sì. Peraltro risulta sì. Pacificamente, credo. Sa se subordinò la se venne subordinata la restituzione proprio di quella somma indicata da Mancini? I 60.000 euro? Se la scarcerazione fu subordinata alla restituzione di questa somma? Non sono in grado non di dirlo. Non lo sa. Non è no. In grado. Ma eventualmente, Presidente, questi sono... Potete produrre documenti, documenti se non ci sono opposizioni, lo dimostrate documentalmente questo aspetto. Va bene, allora chiudiamo la vicenda Breda Menarini, perché tanto ho capito che di più non si può sapere. Senta, pochissime altre domande, cambiando decisamente argomento. Nel corso di queste indagini si sono mai verificate delle fughe di notizie? Nel corso chiaramente di Mafia Capitale, Sì, sì. Avvocato, scusi, però la rilevanza sfugge al Tribunale, cioè se le fughe di... Perché è rilevante questa domanda che lei pone? Perché uno dei temi portati dall'accusa era la consapevolezza di Massimo Carminati di essere sottoposto a delle indagini e di soggetti che lo potevano informare su questo. Allora io volevo chiedere al Maggiore se si erano mai verificati casi di questo genere e che tipo di indagini, se sono state fatte, per accertare se c'erano delle fughe di notizie. Ad esempio in relazione a articoli di giornale che proponevano dei temi che guarda un po' poi abbiamo trovato in questi atti. Vediamo se il test può rispondere. Ma guardi, io sulle notizie. Oltre appunto agli articoli di cui parla lei, c'era anche un altro episodio, ma che emerse sempre nell'ambito dell'osmosi informativa. E qual era l'altro episodio? Se non sbaglio erano dei poliziotti che erano stati visti parlare con lui, credo un episodio insomma di simile a questo appunto che le ho detto.
Però per quanto diciamo ci riguarda, nella, noi non ci siamo occupati diciamo di eventuali, sinceramente non ricordo se fu, perché non è appunto compito mio, aperto diciamo un qualsiasi procedimento presso la procura, non sono in grado di dirlo questo. Non è in grado di precisare. No, quindi indagini in questo senso non ne sono state non da noi fatte. No. Senta, un'ultima precisazione. Ma il suo reparto, visto appunto che si occupa proprio, si occupava proprio dei reati contro la pubblica amministrazione, ha mai come dire, ampliato lo spettro di queste indagini in riferimento a questa associazione di stampo mafioso, oltre quello di cui parliamo in questo procedimento? No, avvocato, non capisco la domanda. Allora, la domanda è questa, la faccio più specifica, non volevo per evitare opposizioni. Che vuol dire se ha ampliato le indagini, se ha indagato anche in altre direzioni? Esattamente. Ecco, allora, avete indagato anche in altre direzioni, oltre agli imputati che abbiamo qui? Ma guardi, allora, l'attività svolta da noi, oltre appunto alle due informative, quella del luglio, se non sbaglio, sì, e di dicembre, noi abbiamo svolto anche tutta l'attività che riguardava l'altro indagato, Luca Odevine. Oltre a queste, diciamo, insomma, già avevamo molto materiale, insomma, un cospicuo materiale su cui lavorare. Io, almeno fino a quando sono rimasto io, che mi sono occupato di questa attività, non avevamo sicuramente la possibilità di estendere ulteriormente la nostra attività. No, perché vede, da questa indagine sono rimasti coinvolti tre dipartimenti del Comune di Roma e una ventina, ma tenendomi proprio larga, una ventina di appalti, di gare. Ora, dai dati che noi abbiamo assunto dalla relazione, ad esempio, dell'ANAC, che è agli atti di questo procedimento, in cui è stata fatta un'indagine molto approfondita, solo ad esempio con riferimento all'amministrazione Marino, che peraltro è durata un anno e mezzo, si è fatto riferimento a un numero di lavori, appalti, servizi affidati tramite procedura negoziata dell'ordine delle migliaia, si parla di 10.498 procedure. E quindi le chiedo, visto che avete ipotizzato non il suo reparto, chiaramente, perché lei non se n'è mai occupato, un'associazione di stampo mafioso che si è infiltrata nell'amministrazione capitolina, io le chiedo per questo, avete ampliato le vostre indagini, visto che insomma i numeri delle gare, ad esempio, affidate solo dell'amministrazione Marino sono obiettivamente esorbitanti rispetto alle gare di cui parliamo in questo procedimento. Allora, in questo senso, avete esteso le vostre indagini, ad esempio, agli altri dipartimenti dell'amministrazione capitolina? Guardi, noi abbiamo effettuato le attività nei confronti di Salvatore Buzzi, delle società cooperative a lui riconducibili, nel periodo che abbiamo già ben delineato, e abbiamo lavorato sugli appalti di cui abbiamo trovato effettivo riscontro, sia nell'attività tecnica che poi nell'attività, nelle perquisizioni che sono poi state effettuate successivamente al nostro primo intervento del dicembre del 2014. Nel periodo in cui ci sono stato io, l'attività è stata tutta quanta refertata. Le assicuro che non potevo chiedere di più al mio personale, perché non c'era proprio la possibilità di andare oltre. Quindi insomma, è inutile maggiore che io le chieda in che cosa consisteva il controllo del territorio di questa associazione, perché se ne è occupato l'anticrimine, giusto? Perfetto. Quindi non me lo può dire. Senta, ma è per questo che nella sua informativa, quella finale 11 luglio 2014, di 1400 pagine, non compare mai l'aggettivo mafioso, non compare mai la parola mafia, non compare mai il metodo mafioso? È per questo?
Ma le ho detto, perché ognuno aveva la sua delega da parte della Procura, non ognuno se ne si occupava di lei. E quindi per questo che questa associazione, lei la continua a chiamare sodalizio, la continua a chiamare associazione, gruppo di persone, ma non la chiama mai mafiosa? È per questo? Perché solo l'anticrimine la poteva chiamare così? Non è solo l'anticrimine la poteva chiamare così, l'anticrimine si occupava proprio dell'aspetto mafioso. Sì, se ne è occupato l'anticrimine, certo, l'ha ipotizzato l'anticrimine, però poi come mai voi non l'avete recepita nell'informativa? Vabbè, tenga presente che comunque la rubricazione non è un compito nostro. No. Io mi limito a rappresentare quello che abbiamo riscontrato nel corso dell'attività investigativa. Certamente non è un compito suo maggiore, ma se la procura che ha questo compito ipotizza l'associazione di stampo mafioso, come mai poi lei nella sua informativa non l'ha recepita come tale, ma lo continua a chiamare gruppo di persone, lo continua a chiamare sodalizio, è una domanda lo continua a chiamare incomprensibile da un lato e inammissibile dall'altro. È incomprensibile, è incomprensibile perché se la procura lo definisce mafioso è un problema della procura, che spiegherà in requisitoria sulla base degli elementi acquisiti. Siccome poi la procura non funziona, che la procura ipotizza e loro scrivono, funziona che loro scrivono, rappresentano i fatti. La procura mette insieme i fatti e qualifica. Esatto, un giudice decide, cioè, molti giudici hanno già deciso anche di merito. Sono e aspettiamo con lei cosa tutto, decide il tribunale. A luglio 2014 la procura aveva già deciso, la procura aveva già ipotizzato. Esatto, io ho chiesto solo proprio per questa ragione, siccome la procura non impone, però, scusate, sapere loro come chiamano questo gruppo. Insomma, non mi sembra di grande rilievo. Loro avranno scritto nell'informativa, avranno illustrato i fatti, poi se li hanno definiti. Ma io ho chiesto solo perché non l'avevano recepito. Mi sembra non rilevante come domanda. Io avevo chiesto solo perché non l'avevano recepito, tutto qui. Non che fossero loro Vabbè, a deciderlo. Comunque non ha rilievo. Perché ce l'ha spiegato il dottor Ielo. Grazie Presidente, io ho terminato. Ha terminato. Vediamo se in controesame, se ci sono domande. No, per questo Presidente. La difesa dell'avvocato all'esame? Sì, vediamo, intanto il pubblico ministero ha domande. No, nessuna domanda. Nessuna domanda. Però, allora, come dire, l'avvocato Titti vuole fare l'esame a seguire, come poi gli do, insomma, a seguire, quindi fa l'avvocato Titti allo Stato e il pubblico ministero non chiede. Va bene, allora diamo la parola all'avvocato Titti. Grazie Presidente. Prego. Buongiorno. Buongiorno avvocato. Non posso dire che ci si rivede, ma comunque sia, in qualche modo ci si risente forse. Ci si risente, ecco. Senta, quando è che il reparto da lei diretto si è cominciato ad occupare di questa inchiesta? Quella che poi sfocia all'epoca era il procedimento 30. Però l'ha già chiesto l'avvocato Naso questo. 30, una sola domanda mi serve perché c'è una cosa da precisare, Presidente. 3546 del 2010. Allora, ci vuole ripetere da quando lei è entrato col suo reparto, è entrato in questa indagine? Guardi, primavera, inizio estate del 2012. Senta, è contrassegnata da un'informativa, immagino, cioè voi avevate una numerazione di informative nell'ambito di queste indagini? Sì. Che avevano tutti come primo numero 384? Io lo dico subito. Ecco. Credo di sì, sì. Perché la prima informativa, la 384/1, che è del 16 giugno del 2012. Ecco Presidente, avevo bisogno di fare questa precisazione. Possiamo datare l'ingresso del reparto investigativo da lei diretto il giugno del 2012? Guarda, io non a caso le ho detto primavera e inizio estate, perché formalmente ha ragione lei, quello è il nostro primo atto, però noi già in precedenza collaboravamo appunto con il reparto anticrimine, i quali appunto stavano lavorando, loro era emerso nella loro attività Maurizio Caracciolo, che poi c'era stato, non so se sia emerso nel corso delle attività, il fraintendimento tra Maurizio Caracciolo e Maurizio Caglianone. Rispetto a giugno avevate cominciato da quanto tempo? Un mese, due mesi? Sì, un paio di mesi credo. Un paio di mesi prima. Anche perché, ripeto, insomma, Caracciolo lo conosciamo per le indagini sugli Annilli, quindi li stavamo appunto aiutando in quella direzione. Sì. Con l'atto che ha citato, diciamo, l'avvocato Didi, noi si entriamo formalmente nell'attività. Sì. Quindi praticamente c'è una, mi consenta questo termine, una spartizione dei filoni di indagine tra voi e l'anticrimine?
Ma sì, perché il credo che sia un ambientale del febbraio di quell'anno in cui parlava Massimo Carminati con questo Maurizio, che inizialmente indicato in Caraccio, ma che in realtà era Agostino Gaglianone, e siccome parlavano di terreni, di immobili, e noi, come appunto come abbiamo spiegato, ci occupavamo dell'aspetto patrimoniale di questa attività, e quindi noi siamo entrati, questo è il motivo per il quale noi siamo entrati in questa attività a supporto del reparto anticrimine. Grazie, ecco, la ragione per la quale volevo rifare questa domanda, Presidente, era questa precisazione. Senta, a quella data, febbraio, diciamo primavera, come dice lei, giugno del 2012, erano emersi dalle attività investigative contatti fra le persone sottoposte ad indagini e Salvatore Buzzi o persone della sua cooperativa? No, io credo che, se non ricordo male, Salvatore Buzzi lo sentiamo per la prima volta quando iniziamo ad intercettare Agostino Gaglianone. Quindi parliamo, se non sbaglio, di agosto. Benissimo. Senta, prima di arrivare a questo, mi spiega perché questa indagine si chiama Indagine Nerone e l'altra che conducevano l'altro reparto, Indagine Catena? No, Indagine Nerone non mi risulta che sia mai stato formalizzato un qualcosa con Indagine Nerone. Se lei guarda la prima pagina dell'informativa 384/1/1 del 16 giugno, in alto c'è scritto Indagine Nerone. Ma guarda, credo che veramente sia un refuso, perché noi stavamo mettendo insieme tutta una serie di informazioni, ma prima che iniziasse, diciamo, il reparto anticrimine, credo che sia rimasto lì. Ma okay. L'indagine si chiamava Indagine Catena, poi dopo è stata chiamata Mondo di Mezzo e poi alla fine è arrivato, insomma, in Mafia Capitale. Credo che Nerone sia soltanto un refuso proprio. Senta, torniamo adesso a questa dinamica delle indagini. Agostino Gaglianone ha detto che subentra, emerge nell'agosto del 2012. In base a quali elementi avete dovuto attenzionare Agostino Gaglianone? In che termine ha risultato coinvolto con il sodalizio oggetto di investigazione? Come lo chiamate voi? Perché il soggetto che nell'ambientale del febbraio, che le dicevo prima, che parlava appunto con Massimo Carminati di immobili, di investimenti, è stato poi successivamente identificato in Agostino Gaglianone. Quindi per questo motivo noi iniziamo ad attenzionare Gaglianone stesso. Senta, quali rapporti di natura illecita, intendo ovviamente, erano risultati tra Massimo Carminati e Agostino Gaglianone? Ad agosto del 2012? Ad agosto del 2012 nessuna cosa in particolare, se non il fatto appunto che non ricordo bene i contorni di questa dell'ambientale, però parlavano appunto di investimenti, di terreni, e quindi sempre nell'ottica, diciamo, del supporto all'attività del reparto anticrimine, pensandolo appunto come possibilità di reinvestimento che Carminati stava effettuando, questo, diciamo, è, se non ricordo male, è questa proprio la motivazione che ci porta ad intercettare Gaglianone. Ho capito. Perché nel frattempo c'era Carminati che era intercettato dal reparto anticrimine. Quindi siete voi che sollecitate la procura a intraprendere una osservazione di carattere tecnico nei confronti di Gaglianone? Sì. Senta, ad agosto del 2012 che tipo di reato avevate immaginato che potesse essere stato commesso da Agostino Gaglianone? Guardi, ad agosto del 2012 credo appunto quello che le ho detto prima, perché il suo coinvolgimento nel discorso della ristrutturazione del campo nomadi emergerà soltanto, credo, nel settembre-ottobre. Sì, però... Quando poi... No, però la domanda è, ad agosto del 2012, che tipo di ipotesi di reato c'era nei confronti di Gaglianone? Perché sa meglio di me, per intraprendere un'attività di intercettazione occorrono o gravi o sufficienti indizi a seconda della tipologia di reato, e non è questo che le voglio chiedere, però un indizio ci deve essere. Ma io un indizio credo... di che cosa era emerso?
credo che nella nostra richiesta di intercettazione ci sia proprio il riferimento a, a eventuali, diciamo, reinvestimenti di Massimo Carminati. Non sì, vorrei però ricordare lei male. Mi deve consentire, il reinvestimento è un fatto. Allora, vorrei capire, infatti le ho fatto all'inizio la domanda, che tipo di attività illecita era emersa. Allora, è in grado di ricordare, sa, l'informativa purtroppo non la possiamo utilizzare, possiamo soltanto ascoltare lei. Che tipo di attività illecita era emersa all'epoca? Io non ho l'atto con il quale noi richiediamo l'intercettazione di Agostino Caglianone. Se lei ce l'ha, me lo fa vedere, la posso dire subito. Cioè, lei in questo momento non è in grado non ho, di precisare... Non ho la richiesta di intercettazione, no. Ho capito. Senta, e poi diceva che intercettando Agostino Caglianone siete arrivati a Salvatore Buzzi. Tra Agostino Caglianone e Salvatore Buzzi, in questa catena di intercettazioni telefoniche, c'era un altro soggetto che avete attenzionato nel frattempo? L'architetto Ciotti? Sì, Mario Ciotti. Senta, anche lui è stato destinatario di attività di intercettazioni telefoniche? Sì. Di che genere di indizi era stato attinto l'architetto Ciotti? Credo che il motivo sia sempre lo stesso, cioè? Quello che diciamo prima, però aspetti, io non ricordo se era già emerso il discorso del campo nomadi, quindi sì, per monitorare quale fosse, diciamo, appunto, l'interesse di Caglianone nel campo nomadi, anche perché poi è emerso praticamente sin da subito che Caglianone riferiva a Massimo Carminati di tutto quello che riguardava il lavoro del campo nomadi. Sia la progressione dei lavori. Dobbiamo fare la verifica dei sufficienti indizi per disporre le intercettazioni? No, Presidente, io non le capisco. No, no. Mi sembrava. No. Allora andiamo avanti. Abbiamo già fatto la questione, domande. Ma non è questo, Presidente. Vorrei capire ancora oggi, però è inutile che facciamo questa. No, ma è stata fatta nelle sedi opportune questa verifica, direi. Sì, sì. E invece Salvatore Buzzi, stava dicendo, è emerso nel ottobre del 2012. Forse a ottobre 2012 sono iniziate le intercettazioni di Buzzi, però era emerso già nelle telefonate con Caglianone, credo. Sì, c'è la sua informativa, la 384/5-22/22 del 3 ottobre del 2012, con la quale sollecitate un'intercettazione d'urgenza al pubblico ministero sull'utenza mobile cellulare di Salvatore Buzzi. All'epoca Salvatore Buzzi in quale tipo di attività era stato riscontrato? Che cosa stava facendo all'epoca? Quali tipi di rapporti con la pubblica amministrazione erano risultati in essere? Beh, no, quando è emerso appunto Salvatore Buzzi abbiamo fatto uno screening sullo stesso, erano emerse appunto tutti quanti le varie cooperative che direttamente o indirettamente facevano riferimento a lui, e quindi avevamo visto anche gli appalti che loro avevano con la pubblica amministrazione. E questo era un significativo elemento indiziario? Indiziario per cosa? Sì, avvocato, però rimane sempre l'obiezione che le ho fatto prima. Perché dobbiamo fare le domande sulla sufficienza degli elementi indiziari? Questo riguarderà il momento in cui sono state disposte le intercettazioni e le avete già poste tutte queste questioni. Sì, però Presidente, anche i fatti da cui dipende l'applicazione della norma processuale è un tema di prova, è oggetto di prova secondo il codice, per cui non è che sto proprio andando fuori tema. Sì, avvocato, ma è stato già ampiamente esaminato. Voi avete eccepito all'inizio del processo l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni, sì, a parte proprio il fatto, su questi Presidente, temi. Che accertare la ragione per la quale un cittadino un bel giorno si trova sottoposto a un'intercettazione telefonica non credo che sia proprio una cosa processualmente irrevante, tenuto conto che è vero detto, che avete deciso su una nostra eccezione di inutilizzabilità e avete deciso con ordinanza che noi possiamo soltanto rispettare. La questione viene quindi riaperta adesso. Ma guardi, diciamo che la mia finalità non è neanche proprio questa, signor Presidente, è tutt'altra. Però se mi dà un attimo di tempo posso, a meno che lei non fa accomodare il testimone, bisogno, come diceva prima Valerio Spigarelli, lo fa accomodare fuori, le dico dove voglio arrivare. E quindi, però
ci dobbiamo intendere, perché se glielo dico prima abbiamo finito. O si fida che non sto cercando di eludere quello che sono i paletti del tribunale, oppure bisogna che... Scusate, la possibilità gliel'abbiamo data, vedo che lei continua e non a caso non l'ho interrotto alla prima domanda, quando lei per più e più volte ha chiesto in ordine alla sufficienza indiziaria, io ho fatto rilevare che non era questo. Comunque vada avanti e vediamo qual è la sua finalità. Prego, avvocato. Rapidamente. Senta, in relazione al campo nomadi, quando appunto sono state attivate queste intercettazioni telefoniche e avete trovato anche il rapporto di Massimo Carminati con Gaglianone e le dico anche con Salvatore Buzzi, avete individuato elementi, diciamo, penalmente rilevanti sulla gestione del campo nomadi, sulle le modalità attraverso le quali il Comune di Roma affidò la gestione del campo nomadi alle cooperative di Salvatore Buzzi? Noi successivamente individuammo, in riferimento appunto al campo nomadi, le problematiche che c'erano per l'autorizzazione definitiva, quindi per l'emissione della determinazione dirigenziale. Della? Se non sbaglio, DD credo sia determinazione dirigenziale. E quando appunto c'era un problema di quantificare il prezzo che sarebbe dovuto essere corrisposto a e adesso arriviamo anche a questo. 29. Però mi deve consentire, la domanda è un po' diversa, perché giustamente lei ha voluto puntualizzare che ad agosto del 2012, a ottobre del 2012 emergono queste persone, Carminati, Ciotti, Gaglianone, le aggiungo anche Tagliaferri e Salvatore Buzzi, che si occupano del campo nomadi, della realizzazione del campo nomadi. La prima domanda che le faccio è: sono risultate da questa attività investigativa delle attività illecite, ovviamente sugli organi del comune, per ottenere l'affidamento di questa della realizzazione del campo nomadi? Quindi lei parla della fase iniziale? Beh, c'è un tempo T0 in cui a un certo punto questo gruppo di persone, che voi chiamate sodalizio, per me è un gruppo di persone, hanno deciso di realizzare un campo nomadi su un terreno privato, nonostante qualche suo collega avesse ipotizzato una gara di evidenza pubblica per realizzare un campo nomadi su un terreno privato, ma era un terreno privato sul quale veniva realizzato un campo nomadi. Le sto chiedendo se in questa fase voi avete individuato un'attività illecita e soprattutto ci sono state delle attività di pressione di qualunque genere nei confronti di organi della pubblica amministrazione per autorizzare la realizzazione di questo campo nomadi? No, in questa fase non ne sono risultati. No. Poi vi stava dicendo prima che a un certo punto sorge un problema per il pagamento del campo nomadi con l'emissione delle determine dirigenziali, è così? Sì. Che tipo di problematiche erano emerse? Lo ricorda? Ma in riferimento proprio all'ammontare che doveva essere, diciamo, corrisposto, perché poi lì c'erano, se non sbaglio, c'era il campo, erano tre campi, erano tre particelle di proprietà privata che sorgevano a fianco, diciamo, alla proprietà pubblica dove già c'era un campo nomadi e quindi si trattava di andare a vedere quanto avrebbe dovuto corrispondere alla Erikes 29 e anche perché Salvatore Buzzi sarebbe dovuto rientrare dell'investimento che aveva effettuato, quindi è questo il momento, diciamo. Ho capito. Quindi interesse. Da quello che è la sua ricostruzione, Salvatore Buzzi pretendeva tanto e il comune gli voleva dare di meno, è questo il punto? Sì, credo che orientativamente fosse questo il problema. E qual era la differenza tra le due posizioni, lo ricorda? Lo sa? È sicuro che si è verificato questa? Guardi, era il problema, se non ricordo male, era in riferimento alla quantificazione dei nomadi che giornalmente fossero presenti sul campo. Quantificazione che era
credo insomma da parte pubblica difficile da effettuare, proprio in riferimento ai soggetti che erano presenti all'interno del campo, e in riferimento quindi al numero che l'imprenditore privato appunto avrebbe voluto ottenere in cambio dalla pubblica amministrazione. Senta, ammesso che questo fosse il punto di contrasto tra Salvatore Buzzi e gli organi della pubblica amministrazione, Salvatore Buzzi è mai intervenuto su organi della pubblica amministrazione con atteggiamenti intimidatori per ottenere quello che secondo lui era il suo diritto? Poi giusto o sbagliato che fosse, non tocca a noi a stabilirlo. Ma guardi, in questa situazione lui faceva riferimento su altri soggetti che lui conosceva all'interno della pubblica amministrazione, che alla fine insomma in varie modalità lo hanno aiutato diciamo, a raggiungere l'obiettivo. Però guardi, la mia domanda è molto più semplice, se posso essere proprio banale. Che Salvatore Buzzi abbia cercato di farsi pagare il campo nomadi, lo do per scontato, lo ha detto nel suo interrogatorio, lo spiegherà nel corso del suo esame. Ma la mia domanda è diversa. Ha utilizzato metodi intimidatori nei confronti di qualche organo della pubblica amministrazione per farsi dare quello che secondo lui era il suo diritto? Questo è il tema? No. Mi risulta. Ok. Senta, sempre nel 2012, e quindi praticamente in contemporanea con questa vicenda, si sviluppa la vicenda dell'ente EUR, perché la ambientale che le è stata letta poc'anzi dalla collega Ippolita Naso si colloca proprio nel 2012, dicembre del 2012. Senta, all'epoca, anche per effetto delle indagini che lei stava conducendo nell'ambito del processo ENAC, le risultavano rapporti tra Riccardo Mancini e Salvatore Buzzi? Ci sono delle telefonate tra Riccardo Mancini e Buzzi, però sinceramente il periodo non lo ricordo. Le risulta che dopo la perquisizione del settembre del 2012 ricevuta da Riccardo Mancini si sia rivolto a Salvatore Buzzi? Rivolto per cosa, mi scusi? In generale, abbia avuto contatti con Salvatore Buzzi per rappresentargli i suoi problemi processuali? No. L'unica preoccupazione di Buzzi nei confronti di Mancini erano i pagamenti che lui attendeva dall'ente EUR. Perfetto. Senta una cosa, quindi anche qui c'era un problema di crediti che le cooperative di Salvatore Buzzi vantavano nei confronti dell'ente EUR? E dell'associazione temporanea di cui ente EUR faceva parte, la Marco Polo. Sì, era una joint venture, tanto per essere un po' più chiari, una cosa un po' diversa. In genere l'associazione temporanea è chi vuole partecipare ad una gara, questa era una joint venture, cioè era un soggetto che aveva erogato, aveva chiesto il servizio. È il pubblico ministero, che devo fare? Senta, lei ha accertato la legittimità di questi crediti? Sì, l'ho detto in precedenza, c'erano degli appalti che Buzzi aveva ottenuto in passato e per i quali stava aspettando il relativo pagamento. Senta, questi appalti che voi elencate nella seconda informativa, quella del 22 di dicembre del 2014, visto che il suo reparto si è occupato soprattutto delle questioni inerenti alla pubblica amministrazione, sono emersi elementi per dire che erano appalti conseguiti in maniera illegittima? No. Questi crediti che Salvatore Buzzi erano le cooperative di Salvatore Buzzi vantavano nei confronti di Ente Euro e Marco Polo erano a fronte di appalti che le risultavano essere stati regolarmente eseguiti? Sì. Salvatore Buzzi, nei suoi rapporti con Riccardo Mancini, le risulta che abbia mai utilizzato atteggiamenti intimidatori, che Riccardo Mancini avesse uno stato di soggezione nei confronti di Salvatore Buzzi? No.
Senta, vorrei leggerle alcuni nomi che sono nomi dell'inchiesta. Lei probabilmente li conosce poco perché sono stati attenzionati più dal reparto anticrimine che non dall'investigativo. Per chiederle se le risultano rapporti con Salvatore Buzzi. Calvio Matteo. Calvio Matteo. Le rispondo nome per nome? Sì, uno per uno lo faccio. Le risultano rapporti tra... Guardi, Calvio Matteo, se non ricordo male, accompagnò una volta Carminati in via Pomona, però non mi sembra che entrò dentro. Poi se successivamente, perché poi il servizio si allontanò, se poi si siano incontrati, questo non glielo so dire. Non lo sa. Quindi, per quello che lei sa, Matteo Calvio una volta avrebbe accompagnato, immagino con la macchina, sì, Carminati a via Pomona. Sì, credo fossero Carminati, Bruggia e Calvio. E in questa azione lei poi ha visto o sa, i suoi militari hanno potuto accertare se queste persone fossero entrate dentro la cooperativa? No, se non sbaglio proprio Bruggia e Calvio rimasero fuori, però nel periodo in cui noi eravamo presenti lì, poi non sempre uno... I processi si fanno su quello che si accerta. Sì, sì, assolutamente, io gliel'ho detto, noi non sappiamo se poi si siano incontrati, se poi siano usciti insieme, Carminati e Buzzi si siano incontrati, questo non sono in grado di dirlo. E quindi la domanda, diciamo, che in qualche modo risponde... Per quanto riguarda il nostro servizio, no. La risposta in qualche modo copre anche la seconda domanda. Con Riccardo Bruggia sono risultati rapporti? Questo che ci ha appena detto. Ah, solo o questo? Altri? Ce ne sono per caso? Cioè lei ha detto... No, sì, sì, no, no, ho capito, perfetto. Non... Ha riferito di un'occasione in cui Bruggia accompagna e poi rimane fuori. Ci sono altre situazioni in cui si accertano rapporti? Non ricordo, sì, no, che ci fossero state altri incontri altre volte che Bruggia sia andato in via Pomona, almeno documentato, diciamo, dalla nostra attività. Ma non solo in via Pomona, pure in altri luoghi, in altre situazioni, no, ma, cioè, telefonicamente. Principalmente gli incontri a Carminati e Buzzi avvenivano in via Pomona, anche in altri luoghi, ma principalmente erano lì. Non ricordo altri posti dove si siano incontrati anche alla presenza di Bruggia. Va bene. Pure in generale, certo, mi interessa qualunque posto. Certo. Quindi tutte le domande che le faccio è omnibus, qualunque posto dove possano essersi astrattamente incontrati. Con Bracci Raffaele le risultano rapporti tra Buzzi e Bracci Raffaele? No, non credo. Con Fabio Gaudenzi? No. Con De Carlo? No. Senta, nell'ambito dell'attività di indagine, quindi di intercettazioni telefoniche, Massimo Carminati ha mai riferito a Salvatore Buzzi di questi suoi rapporti con Bracci, se ne ha avuti, con De Carlo, con Gaudenzi, sempre che ne abbia avuti? No, nella nostra attività tecnica non mi risulta. Non le risulta. Senta, Lacopo, le risulta che Salvatore Buzzi sia mai recato presso... Lacopo quale? Padre e figlio. Tutti e due, quindi sì. Giovanni e Roberto. Rapporti con Buzzi e questi due sono mai emersi? Non mi risulta. Invece Massimo Carminati ne aveva con loro? Sì, beh, certo. E ha mai parlato Massimo Carminati a Salvatore Buzzi dei suoi rapporti con Lacopo? Non nella nostra attività tecnica. Bene. Senta, nell'ambito dell'attività di indagine, avete mai colto Salvatore Buzzi presso il bar di Vigna Stelluti? No. Bar di Vigna Stelluti era il bar dove Massimo Carminati era abituale frequentatore, dove incontrava varie persone. Sì, no, non lo conosco. So di cosa sta parlando. Ma Salvatore Buzzi non c'è mai andato? No, non mi risulta. Senta, in quale attività imprenditoriali di Salvatore Buzzi voi avete trovato la presenza di Massimo Carminati? Per attività imprenditoriali
faccio riferimento ad appalti che hanno avuto le cooperative di Salvatore Buzzi, o anche gare alle quali Salvatore Buzzi voleva partecipare e che magari non ha vinto. Quante volte voi avete trovato Massimo Carminati che era interessato a talune di queste attività della cooperativa? Ma formalmente non l'abbiamo individuato mai, però in pratica era praticamente un socio occulto di Salvatore Buzzi, almeno da quello che è emerso nell'ambito della nostra attività. Poi c'era anche, diciamo, una società, la Cosma, che noi abbiamo ricondotta. Ci arriviamo. Allora, fermiamoci al socio occulto. Sì. Che intende per socio occulto e che cosa, quale elemento vi fa pensare che sia stato un socio occulto? Beh, dall'attività tecnica emergeva più volte Salvatore Buzzi e diceva che Massimo Carminati sta in società con noi, sta al 50%. In tutta la cooperativa? O in tutte le cooperative o in singoli affari e appalti? Ma lui parlava, insomma, di diversi appalti. Oh, quindi in diversi appalti erano al 50%, poi vedremo se la percentuale è questa. E, perché qui è il punto, era socio in alcuni appalti o era socio in tutte le attività delle cooperative? Loro, quando parlavano, facevano le riunioni all'interno dell'ufficio Salvatore Buzzi, non è che distinguevano questa cooperativa o quest'altra cooperativa, anzi diciamo che uno degli stratagemmi di Salvatore Buzzi per aggiudicarsi gli appalti era anche partecipare con, diciamo, cooperative formalmente non riconducibili a lui nell'ambito appunto dello stesso asse, dello stesso bando. Quindi parlavano di tutti, quando si riunivano parlavano di tutta quanta l'attività posta in essere dalle società riconducibili, dalle cooperative riconducibili, diciamo, al gruppo di Salvatore Buzzi. Quindi però, cioè, non è semplice distinguere tra l'appalto al verde pubblico sono in società, l'appalto al campo nomadi non sono in società. In alcuni appalti esplicitamente nel campo nomadi Buzzi l'ha ripetuto esplicitamente più volte che i lavori di movimento terra, quindi i lavori effettuati da Mogliani, Tagliaferri e Gaianone fossero stati pagati da Massimo Carminati. Magari in altre attività magari non c'era un esplicito riferimento, però quando Buzzi diceva stiamo a metà, siamo al 50%, non faceva riferimento ad un unico appalto o a una serie di appalti ben individuati escludendone altri. Non so se sono stato chiaro. Sì, vediamo un po'. Senta una cosa, lei sa quanti erano, o ha accertato, quanti erano gli appalti che dal 2012 fino al momento dell'arresto le cooperative facenti capo al Salvatore Buzzi hanno gestito? Guardi, il numero preciso mi ricordo che non era semplice ottenerlo, quindi non credo che noi l'abbiamo mai saputo, perché non tutti gli appalti aggiudicati noi li trovavamo sul sito del, allora non mi ricordo il nome dell'epoca, che aveva all'epoca, però credo sia l'ANAC attuale praticamente, la BCP credo, su una banca dati, non ricordo bene il nominativo. E quindi molti appalti sono stati poi individuati successivamente all'esito degli arresti del dicembre. Perfetto. E quindi, prima, in precedenza il numero degli appalti totale non no, ma non a me lo conoscevamo. Interessa il dato che lei sta dicendo, che Massimo Carminati era uno che partecipava al 50%. Allora, sia prima che dopo, lei ha potuto accertare quali erano gli appalti che in quei due anni hanno gestito le cooperative facenti capo a Salvatore Buzzi? Guardi, io sono andato via subito dopo l'esecuzione degli arresti, quindi... Ma scusi, ha detto prima che è andato via nel 2016, a gennaio del 2016, gli arresti sono del dicembre del 2014. Sì, io però subito, le spiego subito, non l'abbiamo detto in precedenza, siccome io già prima dell'estate del 2014 avevo chiesto, cioè, ai miei guadagnanti di andare via, di cambiare reparto, siccome questo tipo di attività comporta dei tempi
dopo l'esecuzione degli arresti molto lunghi, sia in fase istruttoria, in fase di accertamenti successivi, proprio perché io non potevo garantire per un periodo prolungato la mia presenza. Io subito dopo, a gennaio 2015, io sono andato a comandare un'altra sezione e un mio collega è venuto a comandare la sezione che comandavo io, quindi tutta la parte successiva all'esecuzione degli arresti io non l'ho seguita. Ho capito. Senta, il fatturato che aveva la cooperativa, lei sa qual era? Io mi ricordo un ambientale in cui dicevano che la Eric S29 aveva circa 1 milione nel 2010, ma nel 2013 era arrivata a 16 milioni di fatturato. Invece il gruppo, parlavano di gruppo complessivamente, erano arrivati a 60 milioni. Senta, qual era l'utile? Però questo non questo dall'attività tecnica, non parlo in riferimento ad un riscontro che probabilmente sarà stato fatto in sede di perquisizione. Senta, qual era il margine operativo, l'utile che le cooperative avevano in questo periodo, avevano maturato in questo periodo? No, questo non glielo so dire. Senta, Massimo Carminati, come socio occulto, quanti soldi ha effettivamente ricevuto da Salvatore Buzzi? Beh, quanti soldi ha effettivamente ricevuto non è semplice di quantificare. Sicuramente ci sono i soldi che ha ricevuto attraverso la Cosma, ci sono poi... Allora, la posso fermare? La Cosma in relazione a quale tipo di rapporto? Perché la Cosma li riceveva come? In quanto, diciamo, subappaltante di lavori, subappaltatore di lavori che aveva, se si erano aggiudicati le cooperative di Buzzi, credo nel verde. Oltre questi che fanno capo a questo filone particolare del subappalto, lei parlava di altre somme di denaro che riceveva Carminati. No, io non parlavo di somme di denaro, diceva Carminati. Io quello che adesso, no, la appunto... domanda del difensore, sì, sì, no, no, come socio occulto Carminati, sì, quanti soldi ha ricevuto da Buzzi? E lei ha cominciato a dire, a non è facile quantificarli avuti, effettivamente quanti ne abbia ricevuti la Cosma, formalmente. C'era in più occasioni Buzzi ha detto che Carminati doveva percepire, se non sbaglio, 1 milione di euro, se no 1 milione e mezzo, non ricordo la cifra complessiva, e a questa cifra sarebbe stata ad aggiungere quella, se non sbaglio, dei minori non accompagnati, che era un'ulteriore cifra, non ricordo la quantificazione. Quindi, totale. Faceva riferimento a degli specifici appalti Salvatore Buzzi per quantificare i suoi debiti con Massimo Carminati, non a tutte a tutti gli appalti della cooperativa. Guardi, ma specifici per il milione, per la quantificazione del milione non fece, diciamo, milione o 1 milione e mezzo, ricordo, non fece delle distinzioni, però io ricordo che parlò chiaramente che dai minori non accompagnati, che l'acronimo è MISNA, avrebbe dovuto percepire un ulteriore ammontare. Ascolti, lei nel corso, al momento della esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, nel dicembre del 2014, era ancora in pieno servizio presso, sì, il reparto. Sì. E immagino che anche all'epoca, per la suddivisione dei compiti per l'esecuzione, vi sarete suddivisi tra anticrimine e voi a seconda dei filoni che avevate seguito. C'eravamo suddivisi cosa? L'esecuzione. L'esecuzione degli arresti? Beh sì, insomma, orientativamente era anche riferimento, diciamo, ai numeri. Senta, Paolo Di Ninno, che era il commercialista della cooperativa, lei sa che fu eseguita una perquisizione all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare? Sì. Sa che fu rinvenuta una contabilità che riguardava i rapporti tra Massimo Carminati e Salvatore Buzzi? Sì. Ricorda in questa contabilità se erano riassunti e, diciamo,
dettagliatamente riportati quelli che erano gli appalti rispetto ai quali Salvatore Buzzi riconosceva una percentuale a Massimo Carminati? Guardi, non credo di averla mai vista questa documentazione. Ho capito. Perché tenga presente che io poi ho consegnato la seconda informativa il 22 dicembre, ci ho lavorato quindi dal giorno dell'esecuzione, dal 4 dicembre fino al 22 dicembre, quindi non ho visto, credo, nulla di quanto, diciamo, fosse emerso nel corso delle perquisizioni, se non le agendine di Nadia Cerrito, perché sono andato personalmente presso l'abitazione di Nadia Cerrito. Ho capito. Senta, voi sostanzialmente come reparto avete tenuto sotto controllo per 2 anni, grosso modo, no, più di 2 anni, dal 2012 al 2014, le utenze di Salvatore Buzzi e credo anche dei suoi collaboratori? Sì. Senta, nel corso di queste conversazioni è mai emerso che Salvatore Buzzi abbia in qualche modo ipotizzato di ricorrere alla intimidazione per risolvere i suoi problemi? No. Per partecipare alla gara ha mai convinto taluni degli imprenditori che dovevano partecipare alle gare con lui a non partecipare minacciandoli in qualche modo? Ma forse in qualche occasione, essendo loro, diciamo, un gruppo molto grande, credevo, insomma, gli ha detto che si sarebbero, diciamo, li avrebbe comunque fatti lavorare. Però esclusioni. No, però la domanda è se ha fatto minacce. No, minacce no. Quindi la domanda del difensore se ha fatto minacce a coloro che concorrevano no. alle gare, lei risponde no. Senta, ha mai nel corso delle numerose riunioni che si facevano presso la cooperativa, non le chiedo se c'era un giorno alla settimana in cui tutti si riunivano, perché è già stato riferito da un suo collaboratore che mi pare il venerdì pomeriggio c'era la riunione di direzione alla quale non partecipava Massimo Carminati. In queste riunioni Salvatore Buzzi o altri partecipanti a queste riunioni hanno mai ipotizzato di ricorrere alla violenza per risolvere le numerose problematiche che affrontavano? No. No. Di fare minacce o cose del genere? No, non ricordo. Scusi, non ho sentito? No. No. Ho capito. E adesso vengo a chiudere il mio esame. Senta, a luglio del 2014, quando cioè viene depositata l'informativa finale, della prima informativa finale che poi darà luogo alla prima ordinanza di custodia cautelare, qual era l'ipotesi accusatoria sulla quale avevate ricevuto deleghe e direttive dalla Procura per svolgere indagini nei confronti di Salvatore Buzzi? Perché su questa domanda ci dobbiamo intendere, lei sa perfettamente che l'articolo 348 dice che la polizia giudiziaria fa 2 cose, attua le deleghe, segue le direttive della procura e poi, se vuole ed è libero di farlo, al terzo comma del 348 può fare le indagini per i fatti propri. Prima domanda: quali erano le direttive che avevate ricevuto dalla procura per svolgere queste indagini? Allora, una volta che era emerso appunto chiaramente, diciamo, il ruolo, il personaggio di Salvatore Buzzi, la nostra attività era diretta appunto ad investigare sui reati contro la pubblica amministrazione, quindi corruzioni, turbative d'asta, violazioni del segreto d'ufficio. Questa era, diciamo, la delimitazione della nostra attività. Senta, nei confronti di Salvatore Buzzi, Marco Iannilli, Stefano Caracciolo, Massimo Agostino. Massimo Caracciolo.
qui c'è scritto Stefano Massimi, Agostino Cagli... Maurizio Caracciolo, qui c'è scritto. Ah, qua c'è scritto così, poi lo faccio vedere. Salvatore Buzzi, Marco Tagliaferri, Angelo Scozzafava, Claudio Caldarelli, Sandro Coltellacci, Mario Ciotti, Franco Fabrizio Testa, Giampiero Monti, Carlo Lucci, Luca Gramazio, Marco Visconti, Antonio Lucarelli, Giuseppe Berti, Daniele Pulcini, Franco Panzironi. All'epoca la direttiva era quella di procedere ad una indagine per reato 416, commi 1, 2, 3 e 5 CP, articolo 7, decreto legge 152/92. Presidente, c'è opposizione per due ordini di ragioni. Prima, perché è evidentemente suggestiva ed è in sede di esame. Secondo, perché le direttive non si danno per andare in una direzione, si danno per andare ad esplorare fatti. Quindi è sbagliata in diritto, è inammissibile processualmente. Quindi beh, c'è opposizione. La politica decide il tribunale. Io insisto, la domanda, siccome sono state fatte insistere dopo lo... mi sembra, francamente mi sembra irrilevante, perché poi quello che la delega data e le indagini poi... le direttive e le deleghe non si danno mai su una ipotesi, si danno su un'iscrizione, ma noi si dice indagate se c'è questo o c'è questa, c'è un'iscrizione su quello verifichi i fatti. Infatti, funzionano così infatti, le indagini. Beh, vale, le domande quelle che riguardano i fatti sono tutti ammissibili. Presidente, francamente mi sembra... La polizia giudiziaria, però... Presidente, e mi dispiace dover fare questa, veramente lo faccio in maniera molto mortificante per me, la polizia giudiziaria deve svolgere delle indagini seguendo le direttive del pubblico ministero e non ha l'obbligo di raccogliere attività di indagine a favore della persona sottoposta a indagini perché non gli spetta, può semplicemente allargare il cono di indagine laddove individui altri fatti di reato. Allora, il primo aspetto è sapere loro quale attività selettiva hanno fatto, perché però, dovendo svolgere... mi deve far parlare. No, ha già parlato, ha fatto la domanda, io ho fatto l'opposizione, adesso lei sta reintervenendo, se è una riformulazione della domanda, la riformuli e la verifichiamo. La domanda è, vi hanno dato direttive per fare indagini sul 416 bis, bidibim, 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 è inammissibile perché è suggestiva. Sbagliata perché le direttive non si danno mai su suggestiva significa che contiene in sé la sua risposta, tanto per tradurlo in italiano ma più banale. Questa no. Significa suggestiva. Quindi, cioè l'opposizione del tribunale funziona così. A Spigarelli, no, infatti a me sembra che il profilo sia la irrilevanza. Cioè noi abbiamo prove che si formano in dibattimento. Sulle prove formate in dibattimento e decideremo. Quindi sapere il PM che direttiva aveva dato e se la PG ha ampliato l'oggetto. Però Presidente, scusi. No, Presidente, scusato, però non ne usciamo più da questa questione. Forse è sbagliato il provvedimento però, del Presidente, Tribunale. Io, lei sa che ho grande rispetto per tutto quello che decide il Tribunale. Però mi deve consentire, l'ordinanza non è pertinente al senso della mia domanda. E qui e allora ne faccio, forse non è chiara ne la domanda. Faccio ammenda perché la domanda posta probabilmente non è chiara nel senso. Se per... quant'è? Un anno e mezzo, fra un po' abbiamo già superato il compleanno di questo processo. Se per un anno e mezzo abbiamo sentito i militari dei ROS che ci hanno raccontato tante cose, le hanno raccontate perché hanno avuto una direttiva di fare la ricerca di determinati funghi. Ma questa cos'è la domanda? Deve far finire la mia... Cos'è una domanda? No, finisca la domanda se è una domanda. Lei deve finire la domanda, non deve fare dissertazioni sbagliate, peraltro. Deve fare la domanda lei. Pubblico ministero, io non la interrompo. Avvocato, la vuole riformulare? La riformuli la domanda. La domanda. Benissimo. Presidente, la domanda io non la posso riformulare se non... rappresentandole che secondo me non può essere una domanda inammissibile o irrilevante, perché noi abbiamo sentito e abbiamo voluto tenere questo testimone alla fine per oltre un anno quanto è stato i militari dei ROS che ci hanno raccontato che hanno scelto determinati fiori da un campo. Evidentemente lo hanno fatto perché qualcuno gli ha detto di raccogliere solo le margherite. Io voglio sapere se c'erano anche altre cose che si sarebbero potute raccogliere o non le hanno raccolte. Vi faccio la domanda se ci sono altre cose che si potevano raccogliere, questa è la domanda. Scusi, allora, sono emersi altri filoni di indagine che sui e quali questa non è la seconda domanda che avrei fatto. Che non ha, sui quali poi non avete indagato perché avevate ricevuto una determinata delega. Ci chiarisca questo aspetto. No, tutto quello che è emerso noi abbiamo tutto refertato. Tutto quello che è emerso lo avete messo refertato, nel certo. Avete indagato e poi riferito con informativa. Bene, e tutto quello che avete indagato
lo avete riportato, quindi voi avete individuato turbative d'asta, avete individuato corruzioni, pedinando Salvatore Buzzi e sentendo Salvatore Buzzi che faceva le domande alle gare, giusto? Sì. E lo avete detto alla procura che facevano questo? Corruzioni, turbative d'asta? Certo. Certo, bene. Lei, ed è l'ultima domanda, ha mai detto alla procura Salvatore Buzzi fa associazione per delinque di stampo mafioso? No. Grazie, non ho nessun'altra domanda. Va bene. Presidente, una domanda. Scusate, chi è che si sta... Una domanda per la difesa Calvio. Prego. Colonnello, lei ha detto di aver fatto un servizio di osservazione e pedinamento. No, non l'ho fatto io. Allora chi l'ha fatto questa osservazione? L'ha fatto il mio personale, i miei collaboratori. Però sotto la sua direzione? Certo. Allora, in questo servizio cosa risulta? Che Matteo Calvio si è recato a Via Pomona? Mi sembra che fosse Via Pomona. Le sembra? Sì. Perché non risulta questa osservazione e pedinamento in cui Matteo Calvio si è recato a Via Pomona, quindi in che modo le sembra? No, che ha accompagnato Massimo Carminati. No, ma non risulta assolutamente. Guardi, mi riservo di verificarlo. Lei ha adesso i documenti, può verificare adesso e indicarci qual è questo? Diciamo, non è una ricerca che posso fare in due minuti. Non so se dovremmo proseguire. Ci sono i servizi di OCP che sì. Abbiamo anche acquisito, quindi dovrebbe controllare. No, vediamo se può verificare, se ce li ha a disposizione. Io ho le informative, i servizi di OCP, non ricordo il... No, dovrebbe stare, se sì. È questo che hanno visto, dovrebbe stare in un servizio di OCP. Certo. Riportato, io non ho l'elenco dei servizi di OCP, se lei può però verificare, è riportato, provi diciamo, a verificare, provi a vedere se... Però forse ci vuole un po' più di due minuti, eventualmente se deve proseguire, se la mia deposizione deve proseguire, magari mi riservo di dirlo successivamente. No, l'udienza prosegue, quindi magari lei ce lo può dire dopo. Certo. Ce lo può dire. Avvocato, va bene così? Sì, va bene. Tempo di cercare nell'informativa, il test chiede solo di avere un po' di tempo per cercare per verificare, va bene. Alla ripresa dell'udienza ci dirà l'esito di questa ricerca, va bene? Va bene, va bene. Grazie. Ci sono altre domande per questo l'avvocato Intrieri, prego. Buongiorno, sono avvocato Intrieri, in difesa di Carlo Guarani. Maggiore, lei ricorda se avevate messo sotto intercettazione l'utenza personale di Carlo Guarani? Mi ricordo l'intercettazione di Guarani, se fosse l'utenza personale o della cooperativa, sinceramente non ricordo. Seconda domanda. Però lo posso vedere se... E allora anche se questo magari lo controlla. Sì, lo può fare anche dopo. Dice. Comunque... Dalla informativa personale su Guarani, dal quadro personale, risulta che l'intercettazione terminò ad aprile 2013. Sì. Come mai non la proseguiste? Dopo 4 mesi soltanto, tereste sotto intercettazione per 4 mesi. È in grado di dire perché, come mai? Ma guardi, se dopo 4 mesi non abbiamo più chiesto intercettazioni, evidentemente dal telefono non emergevano informazioni di interesse, cosa che invece continuava ad emergere nell'ambito delle ambientali, dell'ambientale che era all'interno dell'ufficio Salvatore Buzzi. Quindi comunque facevamo anche una scelta, se determinate persone erano sempre presenti all'interno dell'ufficio Salvatore Buzzi, laddove sui telefoni non emergeva nulla, preferivamo diciamo, ascoltarne le risultanze all'interno dell'ambientale. La seconda domanda che le pongo, la decisione di scrivere due distinte informative, l'avete assunta lei e il colonnello Russo o vi fu impartita dalla procura? No, ma era una questione di tempo proprio. Non, Sì, sì, ma la decisione la prendeste voi o vi fu data una disposizione dalla procura? No, perché se... normalmente noi siamo abituati a vedere un'informativa per indagine finale. Il fatto che voi avete proceduto a questa separazione di informative, peraltro parzialmente coincidenti, perché anche l'informativa dell'anticrimine poi fa cenno al lavoro che avete fatto voi. Volevo capire se era una decisione in autonomia vostra
oppure vi fu data una direttiva dalla procura espressamente? Guardi, io tra queste due opzioni di cui lei parla sinceramente non lo ricordo. Tenga presente, noi andavamo anche 2-3 volte al giorno in procura. Tenga presente che nella mia seconda informativa parliamo di fatti che sono anche temporalmente avvenuti successivamente o fatti dei quali a luglio del 2014 ancora non avevamo la completa, completato le verifiche. Se fu una direttiva della procura di scinderla in due informativi, se è stata una decisione autonoma nostra, sinceramente non ricordo. No, perché si tratta delle due informative finali, quindi pensavo. Certo, sì, sì. Quindi non è in grado di rispondere. No. Ulteriore domanda. Nel corso dell'indagine a voi delegata dalla Procura di Roma e delle intercettazioni, avete anche assunto intercettazioni che riguardavano la consulente di AMA Paola Muraro? Assunto che significa? Abbiamo intercettato? Avete intercettato conversazioni che riguardavano la consulente dell'AMA Paola Muraro? Guardi, questo l'ho preso dalla stampa, l'ho preso. Non credo che fossero all'epoca come l'ho preso intercettazioni. Dalla stampa? Voi non avete intercettato? No, non abbiamo intercettato Paola Muraro. Non avete intercettato? Se ci fossero, probabilmente ci saranno state delle intercettazioni, se non ricordo male, con Buzzi, però all'epoca noi non l'abbiamo ritenute, no, diciamo, meritevoli. Non riguardavano solo Buzzi, riguardavano anche altri imputati. Adesso lei non ricorda se alcune di queste conversazioni voi le segnalaste come rilevanti? Non lo ricordo, guarda. Non lo ricordo. Ma non credo. E invece non è così. Ma io ma non è che non può succedere. Domanda suggestiva e contestazione impertinente. Non si può fare. Guardi, lo vedremo in discussione. Vado avanti. Il colonnello Russo, il comandante dell'anticrimine, la informò della sua decisione di scrivere un'informativa alla Procura di Roma sollecitandola a contestare l'ipotesi di associazione di stampo mafioso? A me? Sì. No. Tenga presente che io non... Quindi non glielo disse. Mi faccia parlare però. Non può rispondere, Presidente. Sì, nella nostra organizzazione io non riferisco direttamente con il comandante di un altro reparto. C'è il mio comandante del reparto che si interfaccia, però a me non mi è stato detto... Nessuno gli ha chiesto questo, no. Di concludere necessariamente con questa qualificazione giuridica. Ma lei sa se è vero che sia stato il colonnello Russo ad avere l'idea di ipotizzare la contestazione di un 416 bis? Avvocato, questo francamente mi sembra irrilevante. Qui ognuno può decidere, questo è irrilevante. No, Presidente, la circostanza però è precisa ed è stata rivelata dal colonnello Russo per ben 2 volte. Ebbene, allora se già l'ha rivelata il colonnello Russo, è inutile chiederlo a questo teste. Il colonnello Russo lo aveva informato della sua iniziativa di chiedere alla Procura di contestare lui... Ha già detto che nessuno gliene ha mai parlato. No, nessuno ha parlato di fare un'unica informativa. Io ho detto che il colonnello Russo avrebbe chiesto il 416 bis, certo che lo sapevo. Detto, assolutamente. Detto. Cioè me l'ha detto il mio comandante. Che non era il colonnello chiedo Russo. Chiedo scusa, non sto sentendo. Quindi lo sapeva che il colonnello Russo aveva intenzione di sollecitare o di mandare un'informativa sollecitando la contestazione dell'ipotesi di 400. Certo, certo. Il suo comandante. Certo. Un'ultima cosa, mi scusi, lei ha avuto promozioni all'esito di questa indagine? C'è opposizione, Presidente, la domanda è rilevante ai fini del decidere. Magari. Rinuncia all'opposizione. Rinuncia all'opposizione, quindi la procura rinuncia ad opporsi all'opposizione. Abbiamo creato un nuovo istituto. Rinuncio volontariamente senza pregiudizio. Va bene, andiamo avanti. Cioè la procura riesce addirittura ad avere questa forza sui difensori della parte civile, cioè li blocca. Grazie al cielo che ci vogliono dire anche come dobbiamo fare gli avvocati. Una battuta per chi non l'ha capito, faccio il disegno. Era una battuta poi. Ovviamente, adesso, no. Volevo sapere, lei ha avuto promozioni dopo questa indagine? Avvocato, le nostre promozioni avvengono in riferimento a periodi di permanenza periodi nel grado. Di permanenza. Naturalmente quelli che hanno lavorato hanno ottenuto un encomio solenne del comandante generale, che è la massima, diciamo, espressione, la massima ricompensa che
noi possiamo avere nell'ambito della nostra attività investigativa, del nostro lavoro. Lei può dire perché lei andò via nell'estate del 2014? No, io andai via, sono andato via definitivamente nel gennaio del 2016, ma l'avevo già chiesto un anno prima, insomma, per motivi miei personali. Mi pare che avesse detto, può darsi che ho capito male io, che lei aveva cambiato di posto però in quel periodo. Io ho cambiato di posto in attesa di andare via, ho cambiato di posto il 12 o 13 gennaio del 2015, però il mio ultimo atto relativo a questa attività è stata la seconda informativa del 22 dicembre. Quindi tutte le fasi relative all'analisi di quanto è stato trovato nel corso delle perquisizioni non me ne sono occupato io. Non ho altre domande, grazie. Avvocato Spigarelli, prego. Avvocato Spigarelli per Gaglianone.